Al momento del previsto di tutte le migliaia, andiamo a prenderci una delle nostre regne. Qui ho due saponi. Uno è per pelli secche e uno è per pelli grasse. Io utilizzo quello per pelli secche. Questo qua. Allora. Dopodiché voglio fare uno scrubo esfoliante, rigenerante ai frutti di bosco. Passo la maschera alla faccenda bianca in vista. Ideale anche per chi soffre di acne. Ideale per tutte le pelli. Vediamo il risultato della maschera. Così con la spugnetta e vado a rimuovere il colorito. È cambiato, è molto più bella, molto più morbida. E adesso andiamo a mettere il siero antilume. E basta veramente poco. Guardate che pelle, rosa. Morbidissima. E il gel contro gli occhi. Andiamo a picchiettare. Mettiamo il primo, ci aiuta a togliere punti sotto gli occhi. Vedete? Pensiero e anche la barba calante. E poi prendiamoci pure le nostre mani. La crema mani in corpo all'aloe, visto che in questo momento le nostre mani sono sempre a contatto con gel antibatterici. E con questo è tutto.